Ciao ragazzi, siamo già al terzo episodio di questa serie 3 minuti tech. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e schiacciate la campanellina, così non vi perdete nessuno di questi episodi. Oggi nello specifico parleremo di pedali e di dove posizionare la tacchetta sotto la nostra scarpa. Ma prima, sigla! Grazie. Allora ragazzi, finalmente rispondo a una vostra domanda: ma pedali flat o pedali con gli agganci? Io personalmente sempre pedali con gli agganci. I flat li uso un po' in bici elettrica, ma perché la uso così per trasporto, come bici da trasporto, o qualche volta in bike park per divertirmi e basta. Ma sempre pedali con gli agganci, hanno molta più stabilità, si va anche molto più forte con questi pedali. Personalmente ho un controllo maggiore della bici, però anche qui ci sono dei piccoli tips che ci fanno migliorare il feeling con la nostra scarpa e il nostro pedale con l'aggancio. In primis il posizionamento della tacchetta. Sotto la scarpa la tacchetta la posiziono tutto indietro. Tutto indietro ci consente di avere più controllo della bici, più direzionalità data dai nostri piedi, mentre invece se lo teniamo più avanti avremo più potenza inflitta, perché utilizzeremo molto di più il nostro polpaccio, ma avremo molto meno controllo e meno stabilità sui pedali con la nostra bici. Quindi tacchetta tutta indietro, posizionata molto in centro rispetto all'asse della scarpa. Praticamente la tacchetta deve andare alla stessa altezza della nostra attaccatura dell'alluce. Questo ci permette appunto di avere il punto pressione migliore del nostro piede esattamente dove c'è l'aggancio del nostro pedale. Seconda cosa molto importante è l'altezza dei pin. Personalmente uso pedali Crank Brothers, questi sono i mallet DH, ma sull'enduro ho i mallet E. L'altezza dei pin è molto importante a seconda del tipo di scarpa che usate, del modello di scarpa, perché se non ci permette di avere una libera uscita, un libero spostamento verso l'esterno della nostra scarpa, può essere molto pericoloso e in più ci toglie parecchia confidenza quando dobbiamo per esempio togliere velocemente un piede perché stiamo scivolando o situazioni un po' di pericolo, ecco. Quindi tacchetta tutta indietro sulla nostra scarpa, la posizione è questa, facilmente sganciabile verso l'esterno. Se usate pedali flat la posizione non deve essere né quella centrale né quella tutta in punta né troppo esterna o girata. Troppe volte ho visto persone partire con il piede spostato tutto all'esterno, questo non permette assolutamente di avere il giusto controllo e imprimere la giusta forza sui nostri pedali per controllare meglio la nostra bici. Quindi anche lì un pedale con l'aggancio ci permette di avere sempre la posizione più corretta agganciata al pedale, quindi una volta che si è agganciati so che ho il piede nella giusta posizione per poter spingere nel migliore dei modi. Detto questo, se siete alle prime armi con gli attacchi vi consiglio di utilizzare delle tacchette morbide o dei pedali regolabili per avere lo sganciamento molto più morbido senza impaurirvi subito e iniziare a praticare sganciamento e riaggancio in una strada magari in piano, così da prendere subito confidenza. Inoltre è molto importante tenere d'occhio il consumo della tacchetta, perché con una tacchetta consumata il pedale si sgancerà molto più facilmente e si rischia anche che diventi pericoloso, quindi tenete d'occhio la tacchetta e tenete d'occhio i cuscinetti dei pedali. Ok, anche questo video finisce qua, questo tutorial, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro episodio. Ciao!